TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di TG Live. Subito in primo piano la cronaca con un terribile incidente stradale questa mattina sulla quattro corsie della Sassari Alghero, all'altezza del bivio per bancali. Un tir è precipitato da un cavalcavia. Per il conducente non c'è stato niente da fare. Sentiamo. Un volo di decine di metri e poi lo schianto terribile sul terreno. Un tir per cause in corso di accertamento è precipitato da un cavalcavia sulla quattro corsie della Sassari Alghero all'altezza del bivio per bancali. Il conducente Sandro Ascione, 65 anni di Porto Torres, è morto per le gravi ferite riportate. Quando i sanitari dell'elisoccorso Areus sono giunti sul posto, l'uomo sembrava cosciente. I vigili del fuoco, appena sono riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente, lo hanno estratto dall'abitazione. Ma le sue condizioni si sono aggravate e i tentativi dei sanitari di stabilizzarlo e tenerlo in vita si sono rivelati vani. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, la polizia stradale, la locale e gli uomini dello Spresal della ASL. Sarà un'inchiesta a capire che cosa sia accaduto, perché il mezzo sia precipitato non lasciando scampo all'autista. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti, dal malore alla distrazione, ma anche un guasto meccanico. Dopo la tragedia avvenuta tra sabato e domenica scorsa, in cui Fabio Piga ha perso la vita per una pugnalata al cuore, come emerso dall'autopsia del corpo, amici e parenti dell'ex carabiniere hanno deciso di fare una raccolta fondi per sostenere l'associazione Amici del Branco di V in onore di Piga, visto l'amore per gli animali. Sentiamo Daniele Chirico di UTG. Un solo fendente letale al cuore, così è morto Fabio Piga, l'ex carabiniere ucciso la notte tra sabato e domenica nel pub Donegal in via Caprera a Cagliari. La conferma è arrivata dal risultato dell'autopsia che è stata eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Roberto De Montis sul corpo della vittima. Domani invece è previsto l'interrogatorio di convalida per Yarifà, il 19enne cagliaritano accusato di omicidio volontario. Il giovane è difeso dall'avvocata Sara Battolu, che secondo quanto ha fatto sapere avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee al PM Marco Cocco, che coordina le indagini della squadra mobile. Poi si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto gli amici di Fabio Piga hanno organizzato una raccolta fondi in suo onore. Fabio non amava i fiori, ma adorava tantissimo gli animali, fanno sapere gli amici. Per questo l'idea, nata da Sara Inconis, dopo aver sentito la fidanzata e i parenti, di donare in beneficenza dei soldi per aiutare l'associazione Amici del Branco DV, gestita da Silvia Troncia e dal tatuatore Mosca, che si occupano da tempo degli animali meno fortunati. Ci hanno contattato ieri degli amici di famiglia di Fabio e ci hanno detto che praticamente avrebbe fatto piacere a tutti loro donare in beneficenza alla nostra associazione un contributo anziché comprare dei fiori magari per il funerale. Insomma, lui avrebbe preferito sicuramente che quel contributo fosse devoluto per gli animali, dato che insomma era molto amante degli animali. Quindi hanno scelto proprio la nostra associazione, che si occupa di cani e gatti disabili. Era una persona molto sensibile e quindi hanno deciso di fare questa bella iniziativa che per noi è davvero stupenda. Li useremo per salvare delle vite. I funerali di Stefano Pistis, 45 anni, graduato aiutante dell'esercito in servizio a Teulada, deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 131 vicino a Tramazza, si terranno domani 5 giugno alle 16 nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Resi. Le esequie saranno officiate da Monsignor Sergio Siddi, vicario generale dell'ordinariato militare per l'Italia, e concelebrate da padre Antonio Azzeni, cappellano militare del 3° reggimento bersaglieri. Intanto migliorano le condizioni di Roberto Calareso, il conducente del mezzo blindato Lince diretto a Olbia e coinvolto nell'incidente, che si è ribaltato probabilmente a seguito dello scoppio di un pneumatico. Calareso, ricoverato all'ospedale Brozzo di Cagliari, è profondamente scosso, ma le sue ferite sono guaribili in 30 giorni e sarà presto dimesso. Grande cordoglio e vicinanza alla famiglia è stato espresso dalle più alte cariche dello Stato per il grave lutto che ha coinvolto l'esercito. Nuove udienze al Tribunale di Sassari per i processi con imputati Fulvio Baule, 41enne muratore di Ploaghe, per il duplice omicidio dei suoceri e il tentato omicidio della moglie, e Davide Iannelli, 48enne di origini napoletane, accusato di aver arso vivo l'11 marzo 2022 ad Olbia il vicino di casa Toni Cozzolino. Il servizio.
Riconoscimento della temporanea incapacità di intendere e di volere, nello specifico di astenersi dall'uccidere, e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questa è la richiesta dell'avvocato della difesa Nicola Lucchi nel processo in corte d'assise a Sassari, che vede imputato Fulvio Baule, 42enne muratore di Ploaghe, accusato di aver ucciso a colpi d'accetta il 26 febbraio 2022 a Porto Torres i suoceri Basilio Saladino e Liliana Mancusa, ferendo gravemente anche la moglie Ilaria Saladino, da cui era separato e che viveva con i genitori assieme ai suoi figli. Baule era fortemente provato dalla separazione e terrorizzato dall'idea di non vedere i suoi figli, ha sottolineato il legale, secondo cui la tesi della premeditazione non regge, perché lui ha solo reagito all'aggressione verbale del suocero e ha perso la testa, e quando si è ripreso si è consegnato spontaneamente ai carabinieri. La prossima udienza è stata fissata per l'11 giugno con le repliche di PM e parti civili e la sentenza. Sarà invece una perizia psichiatrica a stabilire la capacità di intendere e di volere di Davide Iannelli, 48enne di origini napoletane, accusato di aver arso vivo l'11 marzo 2022 ad Olbia, nel condominio di Via Petta, il vicino di casa Tore Cozzolino, 49 anni olbiese, deceduto dopo 10 giorni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per le ustioni riportate. L'incarico è stato assegnato alla psichiatra Claudia Granieri, che consegnerà la sua valutazione per l'udienza del prossimo 10 settembre. Il progetto L'Agricoltura Coltiva il Sale, promosso da Confagricoltura e Saline Marine Italiane, è stato presentato ad Assemini nelle antiche officine della Salina Conti Vecchi di Macchiareddu. L'iniziativa mira a riconoscere la salicoltura marina come attività agricola. Sentiamo. Riconoscere la salicoltura marina come attività agricola, valorizzando così un settore che contribuisce alla salvaguardia ambientale e produce un prodotto di alto valore nutrizionale. Il progetto denominato L'Agricoltura Coltiva il Sale, promosso da Confagricoltura e Saline Marine Italiane, è stato presentato ad Assemini nelle antiche officine della Salina Conti Vecchi di Macchiareddu. Perché effettivamente è proprio una coltivazione della produzione del sale, cioè, quindi coltiviamo il sale, significa allargare ancora di più quelli che sono gli orizzonti dell'agricoltura, perché anche la salicoltura fa parte dell'agricoltura. E fare attraverso questa battaglia, poi una battaglia per i territori, dove il sale, soprattutto in luoghi di mare come la vostra e la mia isola, diventa in qualche modo il biglietto di presentazione di un intero sistema agroalimentare, di un intero sistema di aree naturalistiche bellissime, perché questo è un posto bellissimo, e dunque anche catalizzatore di flussi turistici di qualità, che non vengono solo per fare i giri in barca, ma anche per approfittare di tutto quello che la terra, la spiaggia e l'entroterra raccontano di quella regione. L'obiettivo finale è l'elaborazione di una normativa che equipari la salicoltura all'agricoltura. Puntiamo a una legge quadro che riassuma un po' tutte le valenze naturalistiche, territoriali, socio-economiche racchiuse nella produzione del sale marino, affinché ci sia proprio un vero e proprio riordino del settore, al fine di valorizzare questa attività a beneficio non soltanto degli imprenditori, ma di tutto il territorio interessato. Contesto salino rappresenta un equilibrio maggiore dal mio punto di vista con questo disegno di legge rispetto a un ecosistema che è in cambiamento, che è colpito dal cambiamento climatico che vediamo, dalla siccità. Ecco, questo sicuramente può essere salvaguardato meglio all'interno di un contesto agricolo rispetto ad un contesto industriale. La Commissione UE ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE, un regime italiano di 30 milioni di euro per sostenere la creazione di nuovi collegamenti aerei da e verso gli aeroporti della regione Sardegna. L'assessore regionale dei trasporti Barbara Manca esprime soddisfazione per il via libera ottenuto da Bruxelles e afferma che ogni anno per 3 anni la regione potrà investire 10 milioni di euro di risorse regionali per sostenere l'avvio di nuove tratte aeree tra l'isola e nuove destinazioni nazionali, europee ed extraeuropee, con ricadute positive sull'economia della Sardegna. L'esponente del governo Todde fa sapere di avere già attivato il tavolo di indirizzo a cui partecipano l'assessorato dei trasporti, l'assessorato del turismo e la FIRS per l'individuazione delle nuove rotte che saranno poi oggetto di specifiche procedure ad evidenza pubblica.